Abbiamo adesso anche il piacere di sentire un po' di musica, di sentire coloro i quali praticamente la fanno, la creano, la realizzano. E quindi abbiamo in diretta il nostro amico Michi Del Cambio. Buonasera, Michi. Buonasera, buonasera a te, a tutti i radioascoltatori della Sicilia e non solo. Ecco, grazie. Insomma, Michi Del Cambio, questo giovane promettente in ambito musicale, insomma, descrivi alla gente chi è Michi e da quanto tempo fa musica? Allora, guarda, io faccio musica da quando ero piccolissimo. Io sono un cantautore, sono un pianista, compositore R&B, amo, ho un backstage tutto di musica nera americana, quindi sono cresciuto con idoli come Al Jarreau, Ray Charles, Stevie Wonder, George Benson, quindi ho tutto un background americano di musica nera e sono cresciuto, ho messo mani per la prima volta su un pianoforte quando avevo 8 anni, ma forse anche prima senza neanche rendermene conto. La passione per la musica è innata in me, sono praticamente pane e musica, sono questo. Amo scrivere, ho scritto per la prima volta una prima canzone a più o meno 16 anni e adesso sta andando alla grande, sto scrivendo la mia musica, il mio genere appunto è il rhythm and blues, essendo cresciuto con tutto quel background, il mio genere è il rhythm and blues. Ovviamente ho scelto di rendere il genere unico cantandolo in italiano, perché non c'è rhythm and blues cantato in italiano, quindi è anche questa la ricerca di un mondo nuovo, di sonorità diverse, dell'unione delle sonorità mediterranee con la musica americana. Ha fatto nascere questo genere che ai discografici piace definire Italian R&B. Io semplicemente lo definisco una musica diversa, lo definisco la mia musica e basta, il mio modo per esprimere la mia personalità. Quindi ho un contratto discografico con Sony Music firmato 2 anni fa, faccio 2 anni ad aprile, siamo in contrattazione adesso, quindi è uscito un album, l'album si intitola Indescrivibile, e insieme all'album, poco dopo, sono usciti 2 singoli, uno è Ad occhi chiusi e un altro è Snow. Ovviamente questi singoli li trovate, compreso l'album, li trovate in tutti gli store digitali, potete trovarli online sul sito www.michidelcambio.com. Che dire, una cosa molto simpatica che non ci aspettavamo è il successo web, perché praticamente, non so se tu sai, ma credo di sì, Snow, che è uno dei singoli che è uscito l'anno scorso, però quest'anno ha preso edizioni Sony Music, ha raggiunto in pochissimo tempo più di 200.000 visualizzazioni. Caspita, E è un grande quindi record, devo dire, no? Come sì. inizio, come lancio, almeno per quanto riguarda i tuoi brani, la tua musica, no? Esatto, veramente in pochissimo tempo ha raggiunto questi numeri. Inoltre ha venduto più di 25.000 copie nel mondo e si è guadagnata la certificazione Oro Fimi, quindi è stata veramente una bella soddisfazione. In più c'è un altro brano che Ecco, ho. parliamo di quello che andremo a sentire, vale a dire Certo. lasciami prendere una nuvola. Sì. Quello è stata un altro gioco, cioè in pratica cosa ho fatto? Ho registrato questo video con il cellulare, l'ho montato proprio per gioco, per divertirmi, perché volevo vedere cosa riuscivo a creare anche su questo brano che nasce come una demo, divertendomi poi l'ho uploadato su YouTube. Su YouTube ha avuto un successo abbastanza inaspettato, abbiamo superato 246.000 visualizzazioni in 2 mesi, quindi è sicuramente una bella soddisfazione, e poi per me è stato proprio un'emozione, scusami il gioco di parole, è stata Certo. un'emozione indescrivibile Sì, no. vedere questa cosa, perché effettivamente è così, è emozionante vedere come nel mondo possano apprezzare la tua musica senza andare poi lì in quei posti, perché poi ho visto anche da YouTube, sai che si può vedere da dove ti vedono, e ho visto posti bellissimi tipo Lituania, il Perù piuttosto che gli Stati Uniti, quindi è bello vedere che, come dicevi prima, anche col tuo ospite precedente, che il web può far arrivare la tua musica in tutto il mondo, è qualcosa di fantastico. Il titolo però a cosa fa riferimento? Cioè, lasciami prendere una nuvola, cosa racconta?
Lasciami prendere una nuvola è nata proprio guardando, come se tu vedi proprio all'inizio del video, nasce proprio guardando il cielo. Il brano nasce così, guardando il cielo, guardando quelle nuvole, più o meno quel paesaggio che vedi nel video. E ho immaginato di poter prendere una nuvola e creare con questa nuvola un vestito bianco per poi vestire una ragazza, no? Quindi è proprio questo il significato, e il fatto di poter da un'immagine lontana creare qualcosa di più vicino a noi, come può essere un vestito. Quindi è proprio come spiegarti, è proprio il concretizzarsi tramite la musica di immagini che vediamo tutti i giorni. Ah, ecco, quindi allora racconta un po' di un qualcosa che ha anche a che fare con la nostra realtà a questo punto. Sì, certo. Sì, sì. Insomma, il brano, abbiamo detto, dell'album, possiamo anche dire che è una tua novità assoluta. Quindi per sì. I progetti legati a questo 2017 cosa ci puoi dire? Allora, guarda, per il 2017 ci sono sicuramente dei progetti di promozione musicale, perché puntiamo ad uscire non solo al grande pubblico, adesso è il pubblico del web, ma puntiamo ad uscire al grande pubblico italiano. Quindi adesso ti do anche una chicca, sono anche in contrattazione con Warner, quindi vedremo cosa riusciamo a far uscire fuori, perché ecco, il mio obiettivo è stato sempre quello di fare musica, di far conoscere la mia musica e di far divertire anche l'ascoltatore, quindi che l'ascoltatore sia un musicista, che sia semplicemente un ascoltatore normale, un ascoltatore medio. Io voglio che si diverta con la mia musica. Il musicista deve capire cosa c'è dietro, le armonie che ci sono dietro. L'ascoltatore deve emozionarsi, così questo è il mio motto, l'emozione. Bisogna dare emozione. Il rhythm and blues è anima che si trasforma in musica, ho sempre detto io. È proprio quello che credo, ho sempre creduto in questo. Beh, i prossimi progetti, poi ci sono una serie di ospitate. Ora si farà il premio Mia Martini, mi hanno preso come giurato, mi vogliono come ospite lì, quindi ho una serie di appuntamenti, e nelle radio puntiamo di uscire abbastanza velocemente. Ora, burocrazia permettendo, speriamo di uscire subito al grande pubblico. Naturalmente un grazie va al Papi, perché ti segue e è ovviamente il tuo primo fan, quindi... Lui è assolutamente il mio primo fan, ma non solo, io tutti i giorni è martire della mia musica, perché tu immagina un tuo figlio che ti suona 5-6 ore al giorno, se non di più, il pianoforte, ti canta nelle orecchie. È veramente una persona squisita, ma non solo mio padre, tutta la mia famiglia in generale. Sicuramente senza di lui, senza di loro, non ce l'avrei mai fatta ad arrivare qui, perché ovviamente tu puoi capire bene che il supporto anche economico che può darti la tua famiglia prima che tu arrivi ad arrivare a vivere di musica è importante, ed è, non è da tutti, è una cosa... Io veramente sarò sempre grato a loro e non posso che dirgli grazie. Bene, noi ringraziamo anche te di essere stato nostro ospite, nostro protagonista. Adesso tra qualche istante andremo a sentire questo brano, e quindi ti facciamo sempre un in bocca al lupo e a presto, insomma. Ok, Miki? Crepi. Grazie a te, mille. Una buona serata. Ciao, buona Miki. Buona serata. Ciao. Ho detto troppe cose, momenti che vedevo tutto nero, vedevo te andare via da noi, dalla magia che possedevi già prima d'essere mia, con quegli occhi che mi fissavano anche quando io non vedevo te, perché non credevo possibile che un ribelle può amare una principessa. Non spegnere la nostra favola, lasciami prendere una nuvola, formare un vestito bianco e poi aspettare il tuo sì, baciarti, spogliarti, poi lasciami prendere una nuvola. Ci sono cose che non dico mai,
che voglio dire solamente a te. Ci sono stelle che fanno sognare, altre che si rivelano come te, che è scesa sulle onde di un oceano che io non so cavalcare. Mi farai lottare per poi vincere con decisione unanime. Non spegnere la nostra favola, lasciami prendere una nuvola, formare un vestito bianco e poi aspettare il tuo sì, baciarti, spogliarti. Lasciami prendere una nuvola, oh Show me.